Un gesto all'apparenza semplice ma di grande importanza. A compierlo gli assistenti di quartiere del comune di Biceglie, percettori di reddito di cittadinanza, impegnati nel fornire aiuto nel conferimento dei rifiuti ad anziani soli e persone con disabilità, individuate dai servizi sociali professionali del comune di Biceglie tra i beneficiari del servizio di assistenza domiciliare e dell'assistenza domiciliare integrata. L'attività consiste nel portare il mastello dalle abitazioni all'area individuata per la raccolta porta a porta nei pressi del portone e nel riportare all'indomani mattina il mastello ai rispettivi proprietari che, diversamente, avrebbero difficoltà, viste le loro condizioni, ad effettuare queste operazioni. Un servizio che sta riscuotendo tantissimo successo e tantissimo consenso da parte delle famiglie perché si tratta di un concreto aiuto e che una volta esaurita la fase sperimentale proveremo ad ampliare su tutto il territorio comunale. Ancora una volta un esempio di buona amministrazione. L'idea è quella di collaborare con i percettori di reddito di cittadinanza per progetti utili alla collettività. E questo progetto è particolarmente importante e sentito dalla popolazione, soprattutto da quella parte di popolazione fragile, bisognosa, chi è anziano non è autosufficiente. Quindi io ringrazio tutti coloro che sono qui oggi a collaborare a questo progetto perché stanno dando davvero una mano a chi ha bisogno e soprattutto il percorso di reinserimento lavorativo potrebbe diventare in futuro un vero e proprio servizio da destinare alla collettività. E per questo devo ringraziare anche chi ha proposto con tenacia e determinazione questo tipo di progettualità. Il progetto si aggiunge a quelli già in corso, sempre con l'attività di percettori di reddito di cittadinanza, impegnati nella pulizia delle spiagge, nell'attività di supporto per ampliare gli orari di apertura di museo diocesano e cattedrale in chiave turistica, oltre che nel presidio e nella sorveglianza di aree pubbliche.